Allora, ho scombinato il cubo. Prima cosa, come già vi ho detto, dobbiamo portare i bianchi tutti sotto e i gialli tutti sopra. Possiamo applicare un qualsiasi metodo. Diciamo che io inizio con gli spigoli, come se volessi fare una croce, anche se poi i colori li vedrò in un secondo momento. L'importante è portare tutti i bianchi sotto. Quindi diciamo che inizio a fare una croce, anche se è sbagliata perché non c'è corrispondenza di colori, non sempre c'è. Dopo devo mettere a posto gli angoli, anche in questo caso possiamo scegliere se applicare, insomma, algoritmi, oppure mosse del metodo a strati, eccetera. Io in genere applico algoritmi del Friedrich, visto che li conosco, alcune volte quelli, alcune volte altri, senza badare ai colori. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato. Una volta messi i bianchi, prima di mettere i gialli, un'altra cosa importante che dobbiamo fare è posizionare gli spigoli al centro in modo corretto. Qui con i colori vale la pena metterli già a posto come si deve, altrimenti dopo potremmo provare difficoltà a far uscire la croce gialla. Quindi dobbiamo mettere a posto tutti gli spigoli, anche in questo caso, come al solito, possiamo scegliere di applicare gli algoritmi che vogliamo. Io applico l'algoritmo del metodo a strati che spostava gli spigoli da qui a qui o da qui a qui. Ecco qui. Quindi tutti i bianchi sotto e poi la parte centrale tutta risolta. Una volta fatta questa cosa, ci concentriamo sui gialli sopra. Quindi possiamo applicare l'algoritmo per fare la croce gialla, eccetera. E poi la permutazione dei colori non ci interessa. Come al solito, la vediamo dopo. L'importante è l'orientamento degli angoli degli spigoli in modo da avere la faccia tutta gialla. Quindi applico l'algoritmo che mi orientava gli angoli. Diciamo che il primo step è andato.